Bene, buongiorno a tutti, innanzitutto. Buongiorno a tutti. Allora, come diceva Chiara, beh, ci conosciamo dalla metropolitana di Torino, ma non è vecchia come quella di Londra, si parla soltanto del 2006. Allora, il problema quindi è di far funzionare tutto bene, dove io ho identificato due punti di vista differenti, l'Audio Video System Integrator che vuole fare il progetto più efficace possibile, ossia che dia i migliori risultati col meglio della tecnologia, mentre tipicamente per l'IT manager l'obiettivo è di avere un progetto efficiente, con miglior rapporto costo-beneficio e che sostanzialmente non dia grossi problemi nel day by day, nella manutenzione, nel risolvere i problemi che succedono quotidianamente. Ora, questa chiacchierata vorrebbe essere un modo per dire, cerchiamo di farli parlare i due mondi. Io mi sono ritrovato negli ultimi 15 anni sostanzialmente dal lato del cliente, adesso sono tornato a fare il progettista puro, mi è capitato di fare cose, diciamo, da zero, greenfield, cose in cui mi sono dovuto inventare soluzioni sulla base di soluzioni già esistenti, e tanto per parlare di smart working, io adesso sono a Torino, lavoro per una società di Roma, di una multinazionale francese, essenzialmente per un progetto a Gerusalemme, che le cose funzionino è assolutamente importante. Quali sono i principali cruci dell'IT manager che non sono la qualità percepita, ma la sicurezza in primo luogo, che l'audio video non sia una backdoor per mandare in difficoltà tutta la rete aziendale, ha alcune cose da prendere in considerazione che vi proverò a presentare. I 1000 computer alla porta, si diceva così negli anni 90, adesso invece è il Bring Your Own Design, il fatto che l'audio e video parte da una stanza in una casa, fa il giro del mondo per collegarsi con, noi facciamo a Gerusalemme riunioni in media con 60 persone. Gli standard e il fatto che l'IT manager vorrebbe installare il sistema e dimenticarsene. La sicurezza. Adesso si è parlato di sicurezza sul video, sulle videoconferenze di Zoom. Sovente qualcuno ha detto assolutamente no, non utilizziamo Zoom perché ti fa entrare peggio cose, ti fa registrare. Altri dicono no, ma è sicurissimo, funziona bene, è l'unico che funziona bene. Mi è capitato di utilizzare per videoconferenza un po' tutti, perché con i vari clienti ognuno ha il suo preferito. Quello che è importante per l'IT manager, nel mio caso, io mi collego in rete dalla mia casa, passo dentro la VPN della mia società e vado a parlare con aziende terze. È che tutto questo giro non sia una possibile backdoor per i miei dati. Devo poter concedere l'accesso ai miei dati in tempo reale, ma anche riuscire a profilare i diversi livelli di sicurezza. Devo saper individuare tempestivamente, per poter rispondere rapidamente ai tentativi di intrusione, e sono in grado di proteggere i miei dati sui vari dispositivi. Se il mio dipendente o il mio cliente o il mio consulente sta usando in quel momento il telefonino suo proprio, io riesco a gestire la protezione dei dati attraverso, ricordiamoci che attraverso le videoconferenze, l'audio video, ci passano sovente anche documenti che sono riservati, che non manderemo mai via mail, ma che mostriamo perché ci serve per dimostrare la nostra tesi nella specifica riunione.
Per cui tutto un discorso di crittografia dei dati, dell'utilizzo di applicazioni terze senza compromettere le informazioni aziendali, è un qualche cosa che entra pesantemente nel discorso della trasmissione dell'audio e del video, nel senso della videoconferenza e nel senso delle aule per l'educazione. In questo momento a Gerusalemme stiamo pensando alle aule per l'istruzione di tutti i, diciamo, i tranvieri, i guidatori dei tram di Gerusalemme, ma non solo, di tutto quanto Israele, con simulatori del tram, quindi gestione anche in real time e a distanza di tutto quello che è l'essenza della parte education. Sicurezza vuol dire, soprattutto qui in Europa, il GDPR, anche il GDPR, essenzialmente perché si è scoperto col GDPR dal 2016, noi in Italia dal 2018, perché ci siamo presi tutto quanti i 2 anni che ci concedeva la direttiva europea, che mannaggia, se non ci preoccupiamo della privacy, potremmo avere il 4% del nostro fatturato come multa e quindi potrebbe essere una cosa brutta. E il GDPR parte dal principio della privacy by design. Rispetto alla gestione dei dati personali precedente al GDPR, è la progettazione del sistema che deve essere la base per la tutela della riservatezza. Per cui, di nuovo, sia nell'audio che nel video, si devono considerare queste cose di cui l'IT manager è pesantemente informato e interessato. Quali sono le 3 cose che bisogna prendere in considerazione specificatamente relative all'audio e al video? La latenza, soprattutto. Consideriamo che la conversione analogico-digitale e viceversa DSP di solito sono responsabili in media di circa un terzo della latenza totale del sistema, ma è solo un terzo, il resto bisogna ottimizzare il più possibile il resto, la rete. Qualcuno prima di me ha raccontato che la prima cosa che si dice in una videoconferenza è: ma mi sentite? Ma mi sentite bene? Sovente questo è un rischio dato dalla latenza, il non sentire bene, e sovente la risposta che tutti noi facciamo è: ok, ci siamo visti tutti all'inizio della videoconferenza, togliamo il video in modo da avere banda assolutamente disponibile per l'audio e quindi avere una minore latenza. Nell'ipotesi della rete aziendale, però, bisogna anche pensare alla ridondanza. Abbiamo bisogno che i sistemi, se vengono utilizzati per il core del business dell'azienda, non solo funzionino bene se tutto va bene, ma se qualche cosa va male, abbiamo bisogno che entrino in funzione dei meccanismi di ridondanza che permettono di mantenere sul servizio. In ogni caso. E poi una preoccupazione dell'IT manager è la complessità. La complessità di una rete purtroppo non è evidente. Qui ho messo una frase: seguendo il groviglio dei cavi che esce da una console di messaggio si capiscono i collegamenti, in rete no. È bene avere qualche strumento che ti permetta di capire la complessità della rete, come sta funzionando, cosa è collegato a cosa e perché, in modo da poter isolare adeguatamente gli eventuali problemi.
Vi raccontavo del problema dei 1000 computer alla porta, che era una definizione che si usava negli anni 90, quando si puntava tutto sul IP versione 6, che risolveva proprio questo problema. Arrivano 1000 computer alla porta dell'azienda e il giorno stesso devono funzionare, quindi devono essere configurati e messi in rete, messi a disposizione dell'utente. Questo vale per i 1000 computer alla porta, ma vale oramai per i devices personali che ciascuno di noi ha e che soprattutto in questa fase, diciamo, di smart working e di comunione virtuale sono diventati essenziali e sono diventati quasi più rilevanti che non quella che è la rete tradizionale che le aziende hanno messo in campo. Conseguenza, questo problema continua a essere vero. Finora si è messo in campo essenzialmente per il discorso dei device di rete. Quello che io penso è che si debba mettere in campo anche per tutti i device audio-video specializzati di cui parliamo in questo seminario, di cui si parla in questi frangenti. Quello che io consiglio sempre è, qui ho messo uno screenshot di un sistema assolutamente aperto. Io sono a favore dei sistemi aperti e non di quelli proprietari. Non perché siano migliori, sovente quelli proprietari sono migliori, ma ti legano strettamente a un tipo di prodotto. Quello che è assolutamente necessario è poter avere una dashboard che ti permetta di capire subito a colpo d'occhio cosa c'è che non va. In questo caso c'erano un po' di cose che non andavano, come vedete, rosse, e poi poter entrare direttamente dentro il sistema che non va per poter fare una diagnosi veloce. Quello che avevamo detto qualche slide precedente, dobbiamo poter avere una risposta tempestiva agli eventuali problemi. Uno strumento assolutamente necessario è uno strumento come Nagios, che è una dashboard per conoscere i problemi, e l'altro strumento per indagare meglio, io suggerisco sempre strumenti molto semplici, molto basilari. Questo è un esempio di sniffer, Wireshark. È uno sniffer, guardiamo che cosa sta passando dentro la rete. Questo ci permette di capire qual è il nodo, qual è il groppo. Ovvio, bisogna avere una competenza informatica minima per poterlo capire, se no sono soltanto bit, però sovente quando si parla di audio-video si tende a stare molto ad alto livello, a livello 7 della PIVOSI, alla parte di applicazione, e lì tutto funziona. Molto sovente il problema è che l'infrastruttura sottostante, la rete, non è adeguata per le esigenze che abbiamo. Per cui guardiamoci dentro la rete. In genere un buon design di rete deve essere ispirato da un giusto bilanciamento tra client e server. Idealmente una regola, diciamo, rule of thumb, si direbbe in inglese, a occhio, è che circa l'80% del traffico deve essere di tipo locale, il collegamento verso il tuo server e basta. Non più del 20% deve muoversi sulla dorsale, deve uscire dal primo server che incontri immediatamente. In questo modo si riescono ad evitare dei colli di bottiglia.
Che è poi il grosso problema, il collo di bottiglia. Precedentemente qualcuno aveva parlato della qualità del video, e un video di alta qualità comporta una quantità di dati enorme. Per quanto i sistemi di compressione attualmente siano assolutamente molto, molto efficienti, comunque più alta è la qualità del video di sorgente e quindi di quello che deve percepire il destinatario, i dati ci sono tanti. E se tu hai una connessione non buona, io adesso è 3 mesi che parlo tutti i giorni con i miei colleghi e so che con alcuni colleghi, niente, è difficile, hanno una cattiva connessione a casa loro e comunque bisogna cercare di attrezzarsi, di limitare al minimo la quantità di dati che si trasmettono. Per cui anche su questo, perché il nodo che ha una cattiva connessione non influisca su tutta quanta la gestione dell'audio-video, bisogna cercare di limitare la quantità di dati che vanno oltre il traffico locale. Quello che bisogna capire poi sono quali sono i costi e quali sono i constraints che abbiamo per poter gestire il nostro sistema. Qual è la continuità operativa che dobbiamo garantire? Perché continuità operativa più alta significa costi particolarmente più alti. Qui ho diviso i vari tier, così come definito dallo standard, e dall'altra parte ho identificato le percentuali di costo tipicamente. E alla fine le percentuali di costo importanti sono date dalle persone e dal software. La parte di server e di networking in realtà pesa meno del costo del personale. Per cui dobbiamo capire quando progettiamo un sistema educational o comunque di audio-video, dobbiamo capire che mettere qualche soldino in più sulla parte, diciamo, server networking non stravolge completamente i costi globali del sistema, ma ci permette di avere una continuità operativa molto maggiore e quindi anche di esaltare la qualità del sistema audio-video che stiamo installando. Qui mi ha sempre colpito questa figura, cioè si trova in rete questa o altre similari, mi ha sempre colpito dal punto di vista dei costi il discorso dell'energia. Perché su un data center di qualsiasi tipo, che sia audio video, che sia database, che sia qualsiasi tipo di data center, per 100 watt che si immettono di energia per il data center, il 33% se ne va in raffrescamento, e già questo è grave. Poi abbiamo varie perdite sull'UPS, sul power supply, sulla cattiva utilizzazione dei server, virtual machine inutilizzate oppure virtual machine oversized, cose del genere. E alla fine soltanto il 2,5%, 2,5 watt su 100 sono utilizzati effettivamente per i computing, per quello che veramente ci serve. Per cui finora ho fatto un discorso di rete, cerchiamo di far bene la rete, cerchiamo di far bene la rete non soltanto perché non cada giù, perché ci serva, ci sia utile per raggiungere i nostri scopi, ma cerchiamo di utilizzare bene la rete, far bene la rete e i data center anche per un discorso di energia, che poi vuol dire un discorso anche di ecologia, conseguentemente. È una
È un cenno che faccio sempre quando parlo di progettare un qualche cosa da zero, perché sovente si punta all'overdesign. Io devo fare una cosa buona, che sia bella, che sia facilmente utilizzabile. Cerchiamo anche di stare un pochettino attenti a non esagerare, a non fare l'overdesign, perché come vedete, una buona parte dell'energia viene sprecata per un cattivo utilizzo dei server. Prima, e sono alla conclusione, prima vi raccontavo del sovente si guarda il discorso applicativo, il livello più elevato della pila ISO-OSI. In realtà è bene quando si progetta un sistema provare a guardare un po' tutto quanto il giro. Adesso io utilizzo una storiella che si trova anche in rete per raccontare la pila ISO-OSI nel caso non foste al corrente. La pila ISO-OSI è quella che ti racconta come due filosofi si vogliono parlare. Due filosofi che si trovano uno in Kenya e uno in Indonesia, vogliono parlare tra di loro, ma non parlano la stessa lingua. Allora ingaggiano due traduttori, ciascuno dei quali ingaggia un ingegnere per trasmettere il messaggio. Il filosofo parla in swahili con il traduttore, che lo traduce in francese e lo dà all'ingegnere, che userà un mezzo fisico, il livello 1 dei protocolli, per spedire il messaggio. Per arrivare all'altro filosofo, si fa il passaggio inverso, l'ingegnere lo riceve, lo dà al traduttore, viene tradotto in indonesiano e l'interfaccia da livello 2 a livello 3 passa il messaggio al filosofo. Ora, l'audio e il video sono i filosofi, la filosofia è la cosa importante, è il messaggio, è la cosa rilevante. Ma se non teniamo conto di tutto il giro che deve fare il nostro bit da quando viene convertito da una buona lente o da un buon microfono per arrivare dall'altra parte, rischia che il messaggio non arrivi, che il secondo filosofo non lo riesca a percepire, e quindi di fatto viene vanificato tutto quanto il lavoro che viene fatto dal punto di vista installativo dell'audio e del video. Per cui, lasciandovi con questo discorso pseudo-filosofico, io vi ringrazio per l'attenzione innanzitutto e sono ovviamente disponibile per qualsiasi domanda eventualmente.